Light Bill in 2022 incontriamo Antonio Zambelli e cioè Femici Z, buongiorno Antonio ciao ciao Giancarlo, buongiorno mercato totale, Femici Z è still line CMS Sì, me l'ero dimenticato ma soprattutto ne ho dimenticato un altro pezzo e cioè dire che qui non siamo uno stand Femici Z come ci saremmo augurati ma ma di fatto ci siamo, perché? Perché siamo al, nello stand di Nidax Group, Nidax Group leader mondiale nel settore dei cable trays, quindi me canaline metalliche, sistemi portacavi. E eh, dal 2016 eh, in joint venture con Femici Z, eh, in pratica sono i nostri soci al 50%. E Quindi complimenti per aver costretto i tedeschi a fare al 50% pari con voi. No, non le avevamo costretti, è stata una loro scelta. Ah, ecco. <ride> sì, sì. Hanno capito che era opportuna. Ma no, eh, ci siamo conosciuti nel 2016, ci siamo piaciuti, diciamo così, e, e quindi poi è nata subito un'idea da parte loro di investimento. In Italia, loro erano già presenti in Italia con eh, Ebonidax Italia, e, però avevano necessità di fare di più, eh, di avere maggior presenza, soprattutto magari con un partner che potesse per loro, con loro, sviluppare alcuni settori di progettazione a livello mondiale, perché chiaramente Nidas Group è una multinazionale che ha sede in, diversissimi paesi, in tantissimi paesi e eh, però tanta engineering, fortunatamente per noi viene sviluppata in Italia, poi engineering che poi si trasforma eh, nelle varie parti del mondo dove loro sono presenti. Quindi insomma, diciamo che questo è stato uno dei primi eh, aspetti che ha stimolato questa joint venture. E per contro Nidax eh, era già molto più esperta di noi nel settore della distribuzione del materiale elettrico, noi avevamo un progetto molto preciso in questo ambito e, e quindi ha potuto darci una mano eh, su come sviluppare alcuni percorsi e da cosa nasce cosa ecco, io volevo chiederti che cosa date voi a Nider e cosa da Nidax a voi e tu hai già risposto tutto quanto sì, o però... c'è ancora qualcosa da dire? ma no, 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 questa è la sostanza poi eh, fare parte di, di un gruppo internazionale è sempre stimolante in questi giorni qui nella fiera ormai l'unica vera fiera a livello mondiale probabilmente del nostro settore che abbia senso e annoverare avremo modo di acculturarci e di, e di anche stimolarci sulle nuove cose che andremo a fare per, per il mercato italiano e quindi insomma eh, FMCZ, Z come ho già detto tante, tante volte eh, e ormai anche Still Line CMS è diventato un gruppo di specialisti del nostro prodotto Nidax è uno specialista a livello mondiale, beh, insomma, avere un socio certo. così male non fa. Ok, ma quindi questa non è una semplice visita di cortesia, avrete occasione per parlare, progettare, architettare. Bravo, grazie, è proprio così, è tutt'altro che una visita di cortesia, è una visita per noi appunto come ti dicevo, di fare un upgrade culturale di quello che capita nel mondo, ovviamente di, de, dei nostri progetti che, che portiamo avanti. Quindi, insomma, ho anche modo di, di incontrare eh, responsabili NIDAX in eh, che vivono in giro per il mondo e che per questa occasione vengono qui e quindi è anche un meeting point, diciamo così. Okay. Qual è la cosa principale che Nidax apprezza di voi di Rovigo? Allora, eh, sono ovviamente, come spesso capita per gli stranieri che hanno la fortuna di conoscere degli italiani, <ride> sono credo che siano particolarmente attratti dalla nostra capacità e dalla nostra fantasia di risolvere i problemi, di avere idee nuove, di avere eh, capacità flessibili. Siamo un popolo che non, non si demoralizza mai davanti a un problema, anzi coglie il problema come occasione per, per rilanciare e per crescere. Non è che questi incontri dei prossimi giorni serviranno a combinare qualcosa in Italia? Eh, ti vediamo, non puoi parlare? Non lo so. Può essere, chi lo sa. Eh, siamo, siamo, siamo una specie dinamica eh. e quindi sempre in movimento. Ti ho scoperto le carte? No, no non mi ha scoperto niente. È chiaro che il mercato italiano è un mercato che ha bisogno di un'evoluzione perché è ancora un po' tanto frammentato per quello che il mercato italiano può dare. E tanto per fare un esempio, nel mercato tedesco da tanti anni non è più così. I produttori eh, diciamo che hanno in mano il mercato sono 3-4, con un mercato che vale il doppio di quello italiano, quindi insomma, probabilmente quello che i distributori di materiale elettrico stanno portando avanti da qualche anno con acquisizioni e in un certo senso eh, gruppi che forse è anche il caso di, di iniziare qualcosa nel nostro settore. Hai colto l'occasione anche per portare eh, una volta di più a far conoscere ai tedeschi dei ottimi collaboratori che assicurano la professionalità italiana eh, al gruppo internazionale. È così, è così. Eh, eravamo qui parte di, questa, di questo team con cui appunto siamo partiti dall'Italia, erano qua anche quattro anni fa. Eh, però ascolta io direi che è l'occasione di presentarlo eh certo, certo, eh? certo, anzi certo. li facciamo presentare loro sì, eh? va bene allora Vai. cominciamo a convocarne qualcuno allora questo è Gianluca Ponziani buongiorno Gianluca buongiorno allora lei di che fa? perché è qui? Allora, mi occupo di Still Line CMS, e operiamo nel centro-sud Italia, mondo della distribuzione, produzione standard. Quindi il nostro obiettivo è il consolidamento e lo sviluppo del rapporto con la distribuzione. Ora abbiamo Luca Dianati. Buongiorno Luca. Buongiorno a te, Giancarlo. Che fai tu? Il responsabile, Io Sono responsabile commerciale, prodotti standard per Femici Z, nonché seguo anche i prodotti che arrivano dal gruppo, come la Ebo Systems per esempio, che commercializziamo sul catalogo italiano di Femici Z appunto. Lui, lui è la nostra liaison storica con questa joint venture perché Luca era l'amministratore di Nidax Italia, è Italia, quindi è la persona che conosce tutto il pacchetto dei prodotti Nidax e che oggi noi gestiamo in Italia eh, in esclusiva, ovviamente per ovvi motivi, e quindi ci aiuta a, a, a tenere questo collegamento oltre che a sviluppare appunto tutto il mercato della distribuzione. Ora, ora abbiamo Germano Balzano. Buongiorno Germano, buongiorno, buongiorno a tutti. E lei che fa? Eh, io sono responsabile eh, commerciale per l'area custom, per i prodotti custom di Famici Z. Per cui eh, questa per noi è, è un'occasione importante proprio perché ehm, eh, proponendo in giro per il mondo tramite il nostro partner Nidax i nostri prodotti customizzati, eh, questa è proprio l'occasione per eh, discutere, per eh, incontrarci e per eh, confrontarci su quelle che sono le richieste del mercato a livello mondiale. List but not last, Alessandra Berchiori. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, io mi occupo di marketing e comunicazione in Femici Z. Questa è veramente la mia prima volta a Francoforte e quindi sono veramente emozionata perché non vedo l'ora di iniziare questi due giorni intensi a vedere un po' di novità e a prendere un po' di ispirazione per i prossimi mesi i prossimi anni di lavoro. Per aumentare la comunicazione di Femici Z. Ho capito, benissimo. Vedremo all'opera allora. Certo, farò di tutto. Grazie Alessandra. Complimenti per la squadra, Antonio. Ma allora, squadra è una parte della squadra questa, perché insomma è, è chiaro che è, non si poteva andare tutti a Francoforte, bisognava comunque fare anche un, una strategia di questa visita. Tra l'altro ti dirò, lunedì, cioè domani, sarà un giorno per noi epocale. Eh sì, perché metteremo, come si dice, daremo il go live, daremo l'avvio al nuovo gestionale. Quindi FMCZ e Stilan CMS cambieranno il gestionale e, e questo, questo è un passaggio veramente veramente storico. Allora, siccome questa nostra intervista verrà vista dopo, mm -hmm. eh, diciamo che lunedì. Lunedì 3, ottobre, 3 ottobre. ottobre è successo che? È successo che Femme CZ e Still in CMS collezionano un altro passaggio storico, l'avvio del nuovo gestionale. Coglierò l'occasione di fare un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri collaboratori perché è un passaggio sicuramente oneroso, ma serve per proiettare oltremodo nel futuro la nostra realtà. Bene, grazie Antonio, alla prossima. Grazie Giancarlo, grazie al Mercato Totale. In bocca al lupo a tutti.